amici e care le mie amiche che ci state seguendo da casa, prima, nella prima parte di Tada, per chi si fosse, ai voi, sintonizzato, soltanto adesso, abbiamo parlato della sindrome dal rientro che causa disturbi che possono protrarsi anche nel tempo, complice magari anche l'arrivo dell'autunno e quindi l'accorciamento delle giornate, ansia e stress, che sono diventati in una certa maniera i mali del secolo. E allora, dato che ogni cura e ogni prevenzione comincia dalla nostra tavola, con la super dottoressa Emma Balzinelli, che l'abbiamo trasferita, traslocata dallo sgabello alla nostra cucina, e con la nostra direttrice dei lavori, nonché cuoca, non in fieri ma qui in personam, Nada Cansani, direttamente dalle Caffè Le Bistrò di Firenze, abbiamo pensato di offrirvi bene la ricetta e l'esecuzione, nonché i consigli e i valori nutrizionali di un piatto che è per eccellenza il piatto anticortisolo. E sì, il piatto anti-ormone dell'ansia e dello stress. E allora, oggi più che mai, taccuino per l'anziano regime, iPad per i più new generation, via a prendere subito il listone degli ingredienti della spadellata di baccalà con crema di ceci. E allora, cari miei, 500 g di filetto di baccalà, 200 g di ceci cotti al naturale, 10 g di aglio, una sacca di rosmarino o alloro, un trancio, ho letto bene, insomma, un olio extravergine d'oliva, diciamo un cucchiaino, e 30 g di pepe nero. Trancio d'olio, non l'avevo mai sentita, ma comunque può essere una novità. Ecco, lei mi dà gli occhiali, ma c'è scritto trancio o no? Che c'è scritto? Ma se ci vedo peggio con questi, sì, comunque non importa. Bravi, 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 bravi dalla mia regia. Un bacione a voi che siete di là. Allora, possiamo cominciare? Cansani. Sì, si apre quindi una nuova stagione. Si apre una nuova stagione, si è già aperta. Sembra continuare quella d'estate, ma purtroppo qui non ci sono né gli ombrelloni, né la spiaggia, né il mare. Perfetto, quindi, ma va avanti la tua scuola di cucina, giusto? No, ascolta, sì. La mia scuola di cucina... Anche, allora, diciamo, tu mi hai detto, vieni qua, perché tu devi continuare la scuola di cucina. Cioè, per me. Esatto, perché hai detto, se cucino io, possono cucinare? Tutti! Ed è proprio questo il segreto. Allora, sempre dietro la direzione, no, a questo punto noi, allora io direi che qui abbiamo tutta diciamo, l'organigramma della cucina di Tada è così sottoposto. Abbiamo alla mia destra la direttrice dei lavori, nonché l'esecutrice materiale della ricetta. Alla mia sinistra abbiamo la presidentessa di tutto questo, che decide, certo, e anzi ci illumina circa quello che è il valore nutrizionale di tutti gli ingredienti della ricetta in sé, una sorta di AD della nostra tavola, eh? Amministratore delegato della tavola, anzi amministratore delegato della cucina. E io chi sono? Il mozzo della nave, vogliamo dirlo. Eccezionale, sì, eccezionale. Sì. All'inverso. Allora, okay, iniziamo subito a preparare la ricetta. Benissimo. Perché qui, come dicevo, tempo fugit, come dicevo, mi serve però, caro mozzo, vedi, pensa ancora alle vacanze, alla barca. Perché seguivo la dottoressa e mi sono distratta sulla preparazione degli accessori. Mi serve qualcosa per scaldare i ceci, anche se li possiamo fare anche al microonde. Esiste in questa meravigliosa cucina? C'è il microonde, c'è. C'è, ma non si vede. C'è, è nascosto. Benissimo, allora, mentre tu scaldi per... Considerate che io comunque ho portato dei ceci già cotti, perché, certo, comunque è un alimento che, come la dottoressa ben sa, si trova secco, ma ovviamente non si può consumare secco, va messo a bagno la sera precedente. Per quanto riscaldo? 10, 15 secondi, 20? Avevo capito 15 minuti. No. 15 minuti. Accidenti. Perfetto. Tada! Quindi, prima parte fatta. Qui sotto, prima parte fatta. Mentre io lavo il baccalà, che non è una cosa tanto eccezionale da vedere, lo devo passare, non fa audience, io vorrei chiedere una domanda, certo, proprio personale. Benissimo. Se, certo, il baccalà con i ceci è ben abbinato. Direi proprio di sì. Io vado. Sentiamo, vai.
perché quando noi mangiamo un cibo non ci pensiamo spesso, ma se lo abbiniamo o non lo abbiniamo ad alcuni alimenti possiamo migliorare o peggiorare l'assimilazione dei nutrienti che esso contiene. Spesso mi viene detto in ambulatorio, ma mi dai fagioli e tonno, ho sentito che sono proteine vegetali e animali, non vanno unite insieme. Bene, queste cose iniziano a eludere un pochino la scientificità e quindi possiamo unire questi due tipi di proteine e assolutamente dare al nostro corpo tutti gli aminoacidi, quindi tutte le strutture necessarie per il nostro organismo, quindi i ceci, quindi con proteine vegetali, con le proteine animali del baccalà, è un abbinamento perfetto. Tanto che i grassi del baccalà aiutano l'assimilazione ovviamente anche delle proteine stesse, quindi e poi ci mettiamo un acido di olio extravergine, un pochino il trancio, di trancio, il famoso trancio di olio. Però potremmo, oppure un po' di rosmarino, quindi con gli antiossidanti che esso contiene, e è un piatto adatto a tutte le età e ovviamente importante per tenere basso il cortisolo. Il cortisolo è il nostro abbiamo master. Capito, vieni qui, scusate, dottoressa Emma Balzinelli, qual è il nostro nemico? Il cortisolo. Cortisolo, ragazzi, cortisolo. Ti rovina la vita. Noi ce la le faremo. Relazioni, tutto determinato dal cortisolo. Si parte a tavola, esatto. La guerra contro il cortisolo si vince a iniziare dalla tavola. Quindi se voi iniziate a mangiare male, la vita andrà sempre peggio, perché poi avrete più cortisolo, non avrete il coraggio e l'energia per gestire le difficoltà della giornata e poi... Poi a noi donne ci interessa essere sempre in forma, no? Abbastanza. Quindi il cortisolo cosa fa? Fa mettere la pancetta, che ovviamente nei maschietti è più tollerata, per noi donne a livello sociale è vero, più insomma ce la sopportano meno, però insomma se abbiamo un po' di pancetta ce la teniamo, insomma, non succede niente. Si tiene anche l'addominale anche... dell'uomo, sì, io della pancetta la mangio ogni tanto con l'uovo fritta, ecco. Però veramente, a parte gli scherzi, il cortisolo è il primo responsabile dell'aumento del grasso viscerale, che non è tanto quello che noi tocchiamo, ma è quello dietro gli organi, che sta tra la colonna vertebrale e appunto l'intestino, il fegato, spinge tutto in avanti e quindi ovviamente uno ha una prominenza, però dobbiamo stare attenti perché è pericolosissimo per il rischio cardiovascolare, quindi è come avere il colesterolo molto alto. Ecco appunto, cortisolo, colesterolo. Non potete anche no. Ecco, esatto, non potete che immaginare. E allora, dal punto di vista di apporto meramente energetico, intanto lei... Caro Mozzo. Che cosa stai facendo? Ti aiuto anch'io, dai. Che meraviglia. Allora, no, vai, benissimo. Sì, ho messo tutta a lavorare, chiacchiero solo io. Vai, così bene. Allora, io intanto nel frattempo ho lavato il filettino. Brava, sì. Mentre voi davate le tanto vi faccio venire l'ansia a proposito di cortisolo. 13 minuti, vai. 13 minuti mancano, ce la facciamo benissimo. È tutto sotto controllo. Ciao, cortisolo. È il controllo e il cortisolo. Mi fai venire l'ansia. Allora, ho tagliato a bocconcini, perché così, visto che la dottoressa ha detto è un piatto per i bimbi, ed è certo. Vero, perché sfatiamo il mito, non il mito, sfatiamo falsa credenza. La falsa credenza del baccalà, che sia un pesce comunque... Il mito. Esatto. Però mito all'incontrario. È bravissima, perché comunque ha un sapore intenso, no, non è vero. L'antimito. L'importante è che sia di buona qualità, bene. Che venga dissalato bene, perché in commercio si trova... sotto sale. E quindi il sale troppo fa male se non è benissimo. Dissalato. Arriva la Balzinelli e dice no, perché poi se non c'è il cortisolo c'è la ritenzione idrica. È una vita. E poi dopo c'è anche la cellulite, insomma. Ragazzi, non c'è pace. No. C'è pace. Non c'è pace. E quindi sale di nuovo il cortisolo. Quindi noi nel frattempo, per rilassarci, accendiamo i fuochi. Bene, quindi Mozzo, muoviti, Mozzo. Chiacchierare e accendi i fuochi. Bassa, quale gradisce, signora Nada Canzani? Questo sì, basso? Sì. Approfitto lo per dire che la ricetta è del babbo. Grande babbo Canzani, Giancarlo. Mi chiede di salutarti e di darti... benissimo. Tanto io vengo a trovarti, sai. Sì. Quant'è qui? Sei? Sì, vai, perfetto, metti la padella, benissimo. Perché sennò intelligente mettiamo qui si spegne. Mettiamo l'acido di olio. Il trancio d'olio. Vabbè. Il trancio di olio. Pensate che un cucchiaio di olio ha 90 calorie, ricordiamoci. Perfetto. Guarda, non mi scappiamo. No, 150 calorie precise. No, scherzo, non per può, ma perfetto. Ok, un trancio d'olio. Quindi? Può bastare. Basta, qui siamo a 45. Comunque Balzinelli, te mi dici di stare attenta con il cortisolo, però qui con le calorie. Ansia. Per la tua ragione. Che poi dopo mi devo mangiare una nave di baccalà. Allora, mettiamo gli aromi, io metto l'aglio che basta, perché ovviamente andiamo a fare un'azione antibiotica. Bene. L'aglio è ipotensiva, era e per che vuol dire? Per abbassare la pressione l'aglio? Del sale e del baccalà.
Veramente? No, davvero, sì sì, non scherzo. Taglio serve per tenere bassa la pressione, quindi controbilancia la salatura del... Ma anche il cortisolo, quindi. No, il cortisolo non c'è da nulla, questo no. In questo caso non è. Quindi, aglio per abbassare, diciamo... La pressione arteriosa che... Lo mettiamo, così? Solo per... lo lasciamo intero in modo certo. Che anche chi ha, ha problemi di... Perché... Ti baci. Esatto. Però noi lasciamo, lo lasciamo un attimino proprio per profumare l'olio e poi lo togliamo. Ecco, così non per diamo... profumare l'olio e per non essere eccessivamente aggressivo, esatto. Diciamo quella che è l'alito. Esatto. No, okay. Ora, e mettiamo... È molto romantica la Balzimelli, ha detto baci, volevo... però voglio dire, anche se vai al lavoro, hai il collega, no, hai vai mangiato paziente, troppo aglio, non è che è proprio carino. No. Aggiungiamo... Stavo sul fronte emotivo io. Sì. Aggiungiamo... Non è una dottoressa, è un cuore. Vai, vai. Romeo. E il soffritto si può fare, tra l'altro. Lo può fare. Mi può, per cortesia, anche se me lo abbassa, per favore. Sì, prego. Che l'olio sia andato... Nella padella antiaderente non si usano... Sì, appunto. No, dicevo che l'olio a bassa temperatura, ecco. Con l'aglio e la cipolla rilascia visto qualcuno, sostanze non... positive, quindi il soffritto fatto... Ma non deve superare. Esatto, con coscienza è assolutamente... Quindi non facciamo soffritti con l'acqua. Quindi non è vero che non si può fare il soffritto. No, bisogna farlo nel modo giusto e questo è uno dei... Capito? Brava Canzani! Che ti ho fatto abbassare il... cortisolo e la temperatura del noi ce l'abbiamo bassissimo oggi il cortisolo. Il countdown del tempo, quanto manca? Manca 9 minuti. Benissimo, ci siamo. Allora aggiungiamo i pezzettini di baccalà. Ora ne mettiamo 3 o 4. Tanto i ceci sono sempre... Allora io lascio anche la pelle perché comunque è ricca di... Di omega. Quindi si può mangiare, anzi si deve. E uno quando pensa agli omega 3 che sono dei grassi, pensa subito, accidenti, mi fanno ingrassare. In realtà non è vero, perché sono grassi di costituzione, quindi vanno a nutrire il nostro cervello, i nostri muscoli. I grassi ovviamente di accumulo sono altri, e sono quelli ovviamente quali di sono? Spazzatura. Nel fritto, del cioccolato al latte, quindi i cibi particolarmente buoni contengono grassi che fanno ingrassare. Questi sono grassi di costituzione, quindi state tranquilli, se mangiate del salmone, del merluzzo o comunque cibi di questo tipo non ingrasserete. Per esempio, quando si legge sulle etichette, no? Sì. Meno 30% di grassi saturi, che vuol dire? Cosa sono i grassi saturi? Fanno male, fanno bene? E i poliinsaturi invece? Esatto, i poliinsaturi che troviamo nel pesce, nella frutta secca, sono protettivi, quindi tengono basso il colesterolo, diciamo tengono pulite e ben fluide le arterie. Quelli saturi che troviamo appunto a livello dei cibi confezionati, grassi idrogenati e così via, devono essere limitati il più possibile perché tendono a spalmarsi invece sulle arterie spessendole, quindi poi ovviamente il rischio di colesterolo alto e poi tutte le conseguenze che non siamo qui appunto a raccontare aumenta. Molto molto bene, intanto Mister Cortisolo dietro le telecamere ha detto che mancano 7 minuti e mezzo. Lo squalo. Nel frattempo io ho estratto i ceci dal microonde che sono caldi, prendo un bicchiere. Bene. Facciamo la nostra vellutata che è semplicissima perché usiamo il mini fimer, è un attrezzo che penso ormai ce l'hanno tutti. Benissimo, quindi non vado anche poi male se c'è la nonna che lo vuol fare può usare il famosissimo. Vai di mini fimer. Vado di mini fimer. Allora. Usiamo solo il passatutto quando abbiamo dei diverticoli o la diverticolite, questo mi raccomando perché ecco. È molto perché? Importante. Cioè? Cioè quando appunto usiamo questi strumenti viene inglobata molta aria nel passato. Quindi bisogna fare attenzione. Comunque non succede niente. Se abbiamo delle condizioni particolari dell'intestino dobbiamo passarli col passatutto. Che brava la nostra dottoressa, questa proprio non la sapevo. Nemmeno io. Guarda, mi hai fatto un regalo stasera portando qui in cucina la dottoressa, perché io sono curiosissima, perché per me la cucina deve essere buona e sana, deve avere questo connubio. Ma lei è bravissima e soprattutto è un'ottima insegnante di lettura delle etichette. Ah. Sì, perché le etichette ovviamente appostano il mondo. Sono importanti, ma è importante saperle leggere, cioè sapere ciò di cui si parla, perché esatto. Se no che la leggiamo a fare. Esatto. E chi in genere produce alcuni tipi di alimenti fa di tutto perché noi non si possano capire.
così che mangiamo alcune cose però senza la consapevolezza di farlo. Invece mangiare consapevolmente è una ricetta fondamentale per la nostra salute, perché il caro Ippocrate lo diceva, io lo ripeto fino allo sfinimento qualche parecchi secoli fa, siamo quello che mangiamo, diciamo, è un detto sempre valido. È una massima importante. Bene, intanto la nostra Nada Cassà, punto, ho frullato. Mancano 5 minuti e 40 secondi. Perfetto, prendiamo il piatto. Sì, bene. Lo facciamo impiattare alla dottoressa. Qui spengo? Sì, sì, sicura. Sì. Allora, possiamo togliere l'aglio in modo che non lasci il l'odoraccio. Esatto. Uno. Tanto la sua funzione antipotente. Esatto. La Francesca è bravissima. Evitiamo di fare disastri. Che squadra, brava, che squadra, hai visto? Wow. Perfette. Benissimo. Vai. Allora, noi impiattiamo. Allora, spengiamo il... Perfetto. Prego. Ecco, io? i ceci. Parliamo un po' di ceci. Allora, i legumi, alimento esatto. Molto ricco e importante dal punto di vista nutrizionale. Dovrebbero essere, non sono mai mangiati abbastanza, dovrebbero essere, vado così. Bravissima, bravissima. Assunti dalle 3 alle 4 volte la settimana, perché hanno un alto indice di sazietà, quindi ne bastano pochi per darci molta sazietà, e un indice glicemico medio, quindi ci permettono di non avere picchi di insulina e quindi assimilare ciò che mangiamo in modo moderato. E poi sono belli comodi, nel senso, io arrivo alle 8:30 la sera, prendo dei ceci, anche va bene confezionati, basta, io preferisco quelli in vetro, comunque basta sciacquarli bene. Verissimo, infatti questi sono in vetro. Li mixo, comunque se li ho preparati il giorno prima e ho già concluso la mia cena, voglio dire, insieme magari a un accompagnamento, un po' di pasta, di pane o appunto un pesce o un po' di carne. Quindi i fagioli, le lenticchie, le cicerche, i piselli, secondo me sono un'alternativa poco usata purtroppo, però da valutare e da utilizzare. Dobbiamo riportarla nelle tavole. Esatto. Anche per il tuo bambino. Lui gradisce molto la cecina, la torta di ceci, come la fa la mia nonna, la facciamo, con pochi grassi. Una sera la facciamo. Ed è ottima. Lui pensa che sia pizza, ma in realtà è cecina. quindi fa anche meglio. Aspetta, ti do ceci. Tieni, amore. Pizza gialla, la famosa pizza gialla. In realtà, allora, vuoi aggiungere un altro? Sì, okay, dove lo aggiungo? Come si dice? Dalla regia stanno. Vai tranquilla, benissimo. Vai, che poi dobbiamo assaggiare. Perfetto. Questa meravigliosa ricetta, che è gustosa, nutriente e molto ricca dal punto di vista nutrizionale, ma povera di calorie, coi grassi buoni e soprattutto anticortisolo. Cortisolo non ci avrai. Noi lo stress, diciamo ciaone, soprattutto a quello già bambino. Ridendo lo stiamo combattendo, no? Guarda, ridiamo, bello. Wow. Poi. Ok, allora mettiamo... Vado? Sì. Ormai assunte tutto. Perfetto. Il colloquio è andato bene. Benissimo, sei assunta. Bene. Anche perché siamo compari allora. Siamo compari. Potremmo fare un... Ci chiamavano occhi di forchetta invece che occhi di gatto. Se assumiamo Francesca in sala, il ristorante sarà sempre pieno. Perfetto. Vabbè, io... Sì, fino a che non combino uno dei miei soliti disastri. Allora, Bazzimelli, ci divertiamo. Te però tiri fuori il cortisolo e scommetto che tutti si stanno a sentire. Prego, perché noi assaggiamo tutti, Il piatto è concluso. Il piatto è concluso. Un altro gocciolino di olio a crudo. I ceci non hanno non hanno bisogno di aromi particolari, sono buoni così. Pepe macinato fresco e olio extravergine d'oliva. Altra ricetta presa in prestito, no? Dall'Oriente, che ultimamente sta andando per la maggiore sulle nostre tavole, complice, non lo so, una qualche influenza, non ho capito da dove, è l'hummus di ceci, che buonissimo. È buonissimo, con il pane. Può essere una deliziosa, per esempio, merenda, l'hummus di ceci. Una bella fetta di pane integrale, dottoressa? Poi si mantiene anche bene, quindi ne fate un po'. Lo tenete in frigo e sì, o con i pomodorini, poi insomma le varianti sono tantissime. Esatto. Assaggiamolo. C'è un profumino. Via, zitti, aspetta, prima via. Insieme, dai, concentra. L'allenamento non ci sarà, tutte e tre. No, aspetta, il mio via, perché c'è tutto un rito. E non lo conosco. Qui c'è un rito. Bene, allora io sono... Pronta? Uno. Un, due, tre, che il baccalà venga a noi. È buonissimo. Bravissima. Che bravissima che è. Non faccio è stata io. Bravissima, Francesca. Bravissima. Buono, Non è nemmeno salato. Anche un altro pezzettino. Vai, buonissimo. Una brava, fame. Poi, mangiare
con gusto e con consapevolezza, cioè ci rende sicuramente ancora più piacevole questo momento che avete visto, noi abbiamo trasformato in un bellissimo momento di aggregazione. Quindi, cari miei che siete a casa, volete combattere lo stress da rientro? Volete abbassare il cortisolo? Volete creare un ottimo momento di aggregazione senza di colpa? Senza sensi di colpa? Bene, cucinate questa spadellata di baccalà con crema di ceci, secondo le indicazioni della nostra Rada Canzani e con l'attenzione volta verso i consigli della nostra Emma Balzinelli, e sarete a posto. Cortisolo, ciaone! Ciao, ciao. Bene, cortisolo. No, ok, ancora no, aspetta, cortisolo non lo saltare. No, no. Ma come, siamo ancora qui, c'è 35 secondi. 35 ho capito che c'è mister Cortisolo di là che ci dice... La dottoressa sta mangiando. Ovvio. La dottoressa mangia. È buono. Perché mangiare sano fa bene. Giancarlo a casa è felice. Felice, e noi mandiamo un bacione a Giancarlo. No, un figurone. E lo mandiamo, venite e qui anche a tutte quelle persone che ci seguono veramente con tanto affetto tutti i giorni. Mi raccomando, continuate così. Perché tada, è meraviglioso. Quest'anno si abbassa il colesterolo e no, abbassa il cortisolo. Anche il cortisolo, è vero, dottoressa? Abbassa il cortisolo e dunque anche il colesterolo. Non c'è più tempo. Linea di informazione che sono quella del TG38. Con Tadà, ci vediamo domani. Ciao, ciao, cortisolo. Ciaone. Ciaone.